mucche, capre e poi quest'uomo qua, con un arco e una freccia. Il luogo deve essere stato frequentato dai pastori nomadi fin dall'antichità. Che meraviglia, che meraviglia! Il giorno stesso che da Addis Abeba vado verso Asmara, scoppia la guerra. Stavo camminando in questo tranquillo quartiere di Mogadiscio, quando all'improvviso queste due tenerissime signore, con un sorriso smagliante, ci hanno chiesto di fermarci un attimino con loro per preparare del cibo assieme a loro. Immaginate, sto mangiando un gelato a Mogadiscio. È un mondo incredibile quello che succede nelle mura domestiche.